Ragazzone, andiamo allora a distruggere la seconda macchina di Leonardo, anche perché ho mandato tutti i miei adepti assassini in missione, quindi è meglio che lasci Roma anch'io in questo momento. Dovrei lasciarla anche nella vita reale, perché sono tipo 40 gradi oggi, e quindi dovrei. Ma sta acquedotto sa da riparare? A quanto pare, no. Fatemi fare una cosa, magari. Fa. Eh sì, questa è molto utile. E mettiamo un chicco di caffè. Bene, tornate se avete bisogno di me. Solo che qua non vedo l'architetto. Per nulla. Vabbè, chi se ne frega, noi andiamo da Leonardo, vediamo dove ci porta. Sincronizzazione totale, la pistola per uccidere il sovrintendente. Ok, ok, va bene, l'accetto. Localizza il sovrintendente che è qui a Roma. Le strade principali. E va ucciso con la pistola. Tanto io farei una cosa molto carina, tipo questo. Ecco. State attento. Palesemente lui. Ok. Benissimo. E andiamocene così. Adesso è il momento di partire per la macchia da guerra. E cavallo, grazie. Porta Settimiana. Via. Com'è Porta Settimiana oggi? È così. La vedete? Eccola qua. È praticamente tutta intera. Non subire danni finché sei nel carro. No, 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 non subire danni così, no. Come cazzo faccio? E questo a me sa di missione stronzissima. Ma stronzissima, ragazzi. Ma sapete che vuol di stronza? Cioè, aiutatemi a di stronza, perché non riuscirei ad usare altre terminologie. Senza di rubare a Cesare deve essere punito. E ora tuffiamoci qua nel carro di fieno. Meno male avevo sbloccato il guanto. Meno male. Ma è inutile che mi fa il countdown. Ce l'ho davanti. Ce l'ho davanti. Muori così. Balestra. Godo. Via. Vedi, fa la merda. Ci si rimette sempre. Dentro il fieno. Ok, lui adesso entra, quindi sicuramente ce la fa il giro fuori.
non mi vedono, va bene? Noi raggiriamo il sistema e si entra così. Vieni, costruttore, vieni. Certo, com'è violento, cioè basta parlarci. Per l'arma. Su un tavolo, nel lato opposto della fortezza. E il marchingegno? Non ne sono sicuro, ma servono 3 persone per manovrarlo. Vieni con me allora. Tu potrei essere una di quelle. Catturato 3 soldati. Sono in una cella di fronte ai progetti. Ti aiuteranno. Bene. Ok, com'è goloso quello là? Com'è goloso? E non potevo esimermi. Quelli è meglio non toccarli perché sono in 2. Sto qua è stronzissimo messo così, però. È stronzissimo. Però così lo prendo. Infatti. Hanno fatto prima gli adepti di me, fantastico. Comunque, via il progetto. Andiamo alla liberazione dei mercenari. La balestra, ragazzi, cioè, è più che un'invenzione. Giuro. Via, 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 via. Dov'è la macchina di Da Vinci? Seguiteci! Hanno celato il percorso, ma abbiamo scoperto l'entrata. Adesso possiamo essere visti, però. Ora! C'è un solo rimedio per i pidocchi come te. Sì, vabbè, dammela più secca, no? Vabbè, non si può combattere contro sti tizi, ragazzi. Pugnale. Vabbè, in 2. Devi prendere lui, è così difficile. Oh. Ma hanno ammazzato un bruto! Incredibile! Non ci voglio credere, raga, hanno ammazzato un bruto! I mercenari, vabbè, ok, bellissimo! Prendetelo! Eccolo, sono in mezzo per i pidocchi come te! Continuate a rompermi l'armatura come se fosse pane, mi raccomando, eh! Sta arma qua, ragazzi, è inutilizzabile. Cioè, tanto bella per fare tipo le super kill, però per il resto. E mercenari che uccidono un altro bruto. Ok, primo acquisto quando si torna a Roma. Lo spadone, per forza. Mi sono rotto il cazzo di sta spada qua. Cesare la considera il cuore delle sue forze. Il suo esercito si sta preparando a un attacco a sorpresa contro la Sicilia.
Fermeremo quell'attacco. Dobbiamo aprire la porta. Troverò un modo. Un modo ce l'ha sempre Ezio. Cazzo. Vabbè dai, poteva morire. No, no, mi tocca arrampicarmi tutto là. Non ci voglio credere, raga. Tutto, nuota. Meno male, ripeto, non c'è l'obiettivo tempo, se no avrei già sclerato. Qua c'è uno scrignetto e me lo prendo tutto. Quell'ascione lì, subito quando si torna a Roma, via. Proprio nel cestino della spazzatura. Non parlare, non fiatare. Schiavo. Anzi, mercenario, peggio ancora. Ma allora sei stronzo, perché cioè, dillo che sei stronzo. Guarda, sono uno stronzo. E allora ti credo. Cioè, ma davvero? Cioè, ti indiriziono anche e tu, niente, non ci arrivi. Me la rifamo tutta da capo, però comunque vengo ripagato con uno scrigno, il che non è male. E lo rifà! Sto stronzo lo rifà! Che poi c'è tipo nuota lentissimo. Vediamo se alla terza va, eh. Allora adesso ti sposti, voglio vedere. Oh, finalmente. Finalmente, grazie. Finalmente dico anch'io, sai. Abbasserò il ponte. Da dove? Da qua. Ecco, no? Vabbè. Io con te ci ho veramente perso le speranze, però. Cioè, ci ho veramente perso le speranze. Cioè, ma ora io dico, no? Vi viene da dire, Adria, sei un coglione. Va bene, lo accetto, perché lo accetto. Faccio qualcosa che poi di dominio pubblico e va bene, però. Cioè, ora, ditemi. È normale che questi bug qui. Cioè, ma no, perché se è normale, allora ho un problema interno io. Cioè, ho qualche difetto, non lo so, ma. Ora, sarà anche limitata la mia cosa, il mio problema, no? Leonardo si aspetta che manovri quell'affare.
Niente istruzioni, naturalmente. Muoviti! Però... Ok, non bisogna perdere salute. Ok, lui spara le palle. Perfetto. E fanculo. Ok, praticamente il davanti è questa parte qua. Crollarmi addosso. Lo sapevo. Che poi non subire danni il carro armato, non deve subire danni, non io. Fanculo. Ma tanto la sapevo che la fallivo, cioè lo sapevo benissimo che avrei fallita. Oddio. Vabbè, ma ormai è andata, ragazzi. Era finita qua. Era finita qui. Pensate voi. Non era difficile. Non lo era. Possono essere feriti, ma anche i loro. Ancora qualche colpo. Ok. Praticamente niente pietà. Colpi su colpi e spostarsi sempre. Buttami fuori i carri armati, forza. Ah, questa è la fasullo? Non c'è problema. Qua ci faranno fuori. Non è invincibile, non è invincibile, non è invincibile, non è invincibile, non è invincibile. Dai, ma... Fuori. L'esercito di Cesare! Fuori! Godo! Fine! C'erano anche toni da far fuori, tra l'altro. Vorrei tanto tenerti con me. Saresti molto utile, sai. E invece no. Che palle però. Vabbè, era impossibile non subire danni, raga. Bastardo che ne ha creati tipo 4-5. Bastava uno. Ed eccoci tornati. Ehi, un po' di rispetto.